questa memoria nella quale tutta l'Italia, il nostro paese, si stringe a chi ha perso la vita a causa della guerra, a chi ha perso la vita per ogni forma, a causa di ogni forma di violenza, a chi si impegna a tutelare la vita a partire dalle forze armate, a partire dalle forze dell'ordine, a partire da tutte quelle forze positive che costituiscono la nostra comunità civile, il nostro paese. E quindi ci stringiamo intorno a tutte queste persone, a coloro che non ci sono più, a coloro che continuano a svolgere questo servizio in mezzo a noi, con l'intento di stringerci intorno, ecco, al nostro paese, con l'intento di stringerci intorno alla nostra patria, al nostro vivere civile, al nostro vivere in una comunità civile, la quale può avere tra i tanti obiettivi, tra le tante attenzioni, quella di prendersi cura. Anzi, dobbiamo avere come comunità civile quella di prenderci cura gli uni gli altri, altrimenti di fatto una comunità civile, una società non ha vita lunga se effettivamente noi stessi non ci prendiamo cura gli uni degli altri. E noi da chi vogliamo attingere la forza per prenderci cura di noi degli altri? Sicuramente dall'esempio di tante persone, però se siamo qui questa sera vogliamo attingere la forza principalmente e primariamente dal Signore, il quale, così come abbiamo ascoltato nel Vangelo, attraverso delle immagini ci fa capire quanta cura, quanta attenzione ha nei confronti di ognuno. C'è l'immagine della pecorella smarrita, che il pastore va a cercare lasciando le altre ecco nel deserto. C'è l'immagine di questa donna che ha 10 monete, ne perde una, però mette al suo padrone la casa per trovare quella moneta che aveva perso. Ecco, da queste immagini che vengono chiamate nel Vangelo le parabole della misericordia, le parabole che dicono la misericordia di Dio nei confronti di ognuno di noi, noi vogliamo semplicemente guardare questa sera alla cura che Dio ha. Grazie, lo spezzò, lo
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene con me. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo chiese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Rafforza in noi, o Signore, la tua opera di salvezza, perché i sacramenti che ci sono in questa vita ci preparano a ricevere dei giudizi. Per Cristo nostro Signore, giunti quasi al termine di questa celebrazione, causa di voi, comunità civili italiani della nostra, del nostro comune, e voi alle diverse associazioni che sono qui presenti questa sera. E ora c'è la preghiera del soldato Marraglio che verrà la patria. Ho sentito ringraziamento al nostro parroco Don Lorenzo per questa messa in onore di tutti i caduti e di tutte le preghiere del soldato. Signori Dio, che hai costituito di molti popoli umana famiglia, da te creata e redenta. Guarda bene noi che abbiamo lasciato le nostre case per servire l'Italia. Aiutaci, Signore, affinché con la forza della tua fede siamo capaci di affrontare fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza, la nostra serena fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del tuo bene che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che siamo un esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti, alla tua Chiesa e nell'osservanza delle leggi dello Stato. Dona, oh Signore, il riposo eterno ai nostri morti e ai caduti di tutte le guerre. Concedi ai popoli la pace nella giustizia e nella libertà, che l'Italia nostra, stimata ed amata nel mondo, meriti la promozione. Tu e la materna custodia di Maria, anche che in virtù della concordia operosa dei suoi figli. Amen. Io la vogliamo benedire la corona che vi ha fatto verrà collocata presso il nome Thank you.
te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e protegge la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che i cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo, nostro Redentore. Egli è il regno nei secoli dei secoli. Per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buona serata. Depone la corona al monumento dei caduti. Onore ai caduti di tutte le guerre.
posto! Cittadini, buonasera. Grazie per la vostra presenza numerosa. Siamo veramente lieti di festeggiare questa sera quello che è l'anniversario dei caduti di tutte le guerre. L'Associazione Combattenti e Reduci con le forze armate in congedo, unitamente all'Associazione Marinai d'Italia e all'Associazione Carabinieri, ringraziamo tutta l'amministrazione comunale con il sindaco, e questa sera viene rappresentata dall'assessore, dalla dottoressa Rollo. Un ringraziamento a tutti gli uffici comunali che si sono messi a disposizione di questa bella festa, e un ringraziamento: proprio stamattina andavamo alle 8 precise, ci hanno consegnato con la persona dell'assessore Angela Di Verano la nuova bandiera che vedete che sventola su questo monumento. Grazie. Un ringraziamento anche alla Polizia Municipale con il comandante Romanelli e all'Arma dei Carabinieri di Palagiano. Grazie, comandante. Questa sera celebriamo insieme due date memorabili per la storia italiana. La prima è quella che 100 anni fa, o meglio a ottobre del 1821, la salma di un soldato senza nome, ceduto sul fronte della Grande Guerra, partì da Aquileia in direzione di Roma, dove c'è il Vittoriano che conserva dei caduti presso l'altare della patria in Roma. Un solenne saluto è anche un modo per ricordare, senza distinzioni di provenienza, grado e condizione sociale, tutte le centinaia di migliaia di soldati che caddero tra il 1915 e il 1918. Prende la parola l'assessore dottoressa Rollo in rappresentanza del sindaco e dell'amministrazione comunale. Aspetti. Sì. Buonasera a tutti. Oggi 4 novembre 2021 è per me uno dei giorni più gratificanti di questa esperienza politica. Essere chiamata a rappresentare in sostituzione del primo cittadino che per mio tramite tutti saluta scusandosi per la sua involontaria e imprevedibile assenza, essere chiamata a rappresentare, dicevo, il sentimento di appartenenza alla nazione nella giornata della unità nazionale e delle forze armate è per me insieme motivo di fierezza e di grande responsabilità. Saluto perciò i cari cittadini, le autorità militari, civili presenti, i rappresentanti delle associazioni combattenti e reduci e forze armate in congedo,
quelli dell'Associazione Marinai d'Italia e dell'Arma dei Carabinieri in pensione. Saluto altresì e ringrazio l'Associazione Musicale Paesiello, tutte le associazioni di protezione civile e quelle di volontariato operanti sul territorio, nonché i dirigenti scolastici, i consiglieri e gli assessori del Comune di Palagiano. Ringrazio tutti per la partecipazione. Saluto quindi tutti voi, ma insieme a voi rivolgo il nostro pensiero grato e riconoscente a tutti coloro che si sono sacrificati sull'altare della patria e della nostra libertà per la costruzione di uno Stato democratico ed unito. È un preciso ed indifferibile dovere morale coltivare nel tempo la loro memoria. Farlo ogni anno istituzionalmente significa aiutare e favorire la comprensione della inestimabile ricchezza morale che ci hanno trasmesso. Si celebra nella giornata di oggi la conclusione della Grande Guerra, una guerra che fu una catastrofe per la nostra nazione, ma che tuttavia seppe dare agli italiani di allora la capacità di reagire con l'orgoglio e la determinazione di una giovane nazione. Numerose furono in quei giorni difficili le testimonianze, tanti di quegli eroi sono rimasti ignoti. È perciò obbligatorio ricordare anche adesso qui che esattamente 100 anni fa 8 milioni di italiani inginocchiati sui binari dell'Aquileia a Roma trasportò la salma di un soldato sconosciuto fino all'altare della patria, resero omaggio al sacrificio di un'intera nazione. Ma oggi si festeggiano anche le forze armate del nostro paese, impegnate oggi come allora nei processi dello Stato. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri e tutte le forze dell'ordine, personale civile della difesa, abnegazione e professionalità appartiene oggi la custodia di una tradizione di valori, civiltà e cultura propri della nostra storia. Parliamo di donne ed uomini a cui affidiamo la presenza dell'Italia in diversi contesti di crisi, donne ed uomini al servizio della sicurezza della nazione e della comunità internazionale. Donne ed uomini sempre degni e fedeli, alcuni purtroppo fino alla fine, al giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica. Certo, nel tempo le guerre e le battaglie si modificano e cambiano i nemici da combattere. Le difficili situazioni sanitaria ed economica che stanno caratterizzando i nostri tempi minano la nostra democrazia nelle sue fondamenta, ma non possiamo permetterci di affrontare queste difficoltà con il distacco o peggio, con la disobbedienza verso chi ci governa. Oggi più che mai ritengo sia essenziale celebrare la ricorrenza del 4 novembre. Quella vittoria fu frutto di sacrificio, di dedizione e di unità di tutto il popolo italiano. Oggi più che mai, in questa fase di impegno nella ripresa, occorre mettere da parte tutto ciò che ci divide, perché solo un forte spirito di collaborazione potrà permetterci di uscire da questo difficile momento. Questo è il momento di essere ancora più uniti, ancora più solidali, è il momento in cui dobbiamo recuperare profondamente l'orgoglio di essere italiani. Ce lo insegnano gli uomini e le donne delle forze armate, ce lo insegnano i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario impegnato fino allo stremo nella recente lotta alla pandemia. Ce lo insegnano, e perdonatemi se alleggerisco la solennità del momento, i nostri atleti, che nel recentissimo passato hanno dato lustro nelle più svariate discipline sportive alla nostra nazione. L'augurio per tutti è allora quello di mantenere ed alimentare il sentimento patriottico attraverso lo strumento del rispetto. Rispetto per le istituzioni, rispetto per l'ordinamento giuridico, rispetto per il prossimo, rispetto per le diversità, rispetto per la sofferenza. Solo così potremo superare la linea del Piave che simbolicamente tutt'oggi talvolta rappresenta il limite alla nostra vittoria. Tacevano i fanti nell'attraversare il fiume Piave, sacro agli italiani, che il silenzio e la lontananza dai clamori e dalla superficialità di proclami vacui e superficiali accompagnino allora le nostre azioni e i nostri fatti. Viva l'Italia, viva gli italiani, viva Palagiano. Grazie mille. Di solito a quest'ora o subito prima del tramonto nelle caserme
o in tutte quelle logistiche militari si fa la maina bandiera. Noi invece facciamo l'alza bandiera, ma non per andare controcorrente, ma per lasciare il simbolo della bandiera su questo posto, su questi ragazzi segnati che Palagiano ha perso durante le guerre. Quindi prepararsi per l'alza bandiera. Attenti! Onori alla bandiera dell'Italia. Delle associazioni e dei presidenti, sia dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Marinai d'Italia e dell'Associazione Reduci e Combattenti, ringraziamo tutta la cittadinanza italiana, ringraziamo l'amministrazione per questa presenza, il comandante dei Carabinieri della stazione di Palagiano e la rappresentanza del comandante Romanelli per il Corpo di Polizia Municipale, nonché tutte le associazioni di volontariato.